What's up, man? Benvenuti nel canale di Chef Tronky Chin. Oggi andremo a fare una nuova unboxing. Facciamo solo la foto con la copertina e vi vedo voi. Va bene. Adesso ci possiamo buttare, sto male. Vediamo qua. Qua. Mazza che allora. Allora, benvenuti nel canale. Appena reduci da un matrimonio pesantissimo. Auguri ancora a Raul e suo Eric. Vediamo un po'. Cosa andiamo a fare oggi in unboxing? Tada! Ce l'abbiamo qua. Dovevo fare l'unboxing di una bella BMX. Chi di voi non ha avuto mai una BMX? Ha sognato di avere una BMX? Io ce l'ho avuta da piccolo, ce l'avevo rossa e gialla. Ancora non mi ricordo, era per i miei 7-9 anni, non mi ricordo. Comunque, bella storia. E quindi andiamo a fare l'unboxing. Di cosa gli serve? Bel set da chiavi, vediamo qua, e anche un bel kit di chiavi a brugola. Dopo non usciremo più e andiamo ad aprire. Comprata su eBay alla modica un prezzo di spedito in Italia di 149 euro. Sono tutti coglionino qua. Vabbè. Io arrivo così, più o meno. Botte le prende perché tanto dalla Germania spirito. Però ho messo dei tappini o dei rinforzi che serve per le botte. Quindi eccoci, andiamo ad aprire. Alla fine mi avverte il venditore che potrebbe subire dei danni durante il trasporto, ma posso dire che grandi linee è arrivato in tempo. Potete anche sempre firmare con il prezzo di riserva. È bello spesso. Ok, i chiodini che sono belli spessi. Sempre aiutare da un adulto, perché non sono un adulto. Guardate di che pezzi dei chiodi qua, questi qua di gonie. Vabbè, non mi do le spalle. Sto unboxing. Oh, storia ragazzi, già solo bisogna fare più spazio. No, ma manca le forbici, forse ce l'ho di là perché sto a stoppare tutto. Va bene, già solo vi mostro. La faccio solo la ruota già dice tutto della bicicletta. È made in Sri Lanka, dico niente, però è una storia già. Come potete vedere già c'è anche i pezzi di gomma per le botte che prende, quindi si sono già assicurati nel tempo, è andata a botta sicura. Va bene, la ruota appoggiamo qua, intanto andiamo a eliminare delle forbici sicuramente. Dovrei tornare per 5 minuti ma non so fare il video.
forbici rimediate. Guardate la registrazione, ma conteggia più 5 minuti. Vediamo se riusciamo a fare. Allora, dopo qui, ragazzi, vi faccio vedere di nuovo la ruota perché c'ha dei piccoli particolari, c'è quel catarifrangente. Questo è il modello Detox, non come la dieta, ma è scritto uguale. Qui c'è scritto l'evoluzione della mountain bike, della BMX qui, perché c'è anche quei cerchi con i raggi e ho detto piripi parapà. Allora, vediamo adesso di tirare fuori, ma solo appoggiare la gomma diventa nera. Va bene, quindi andiamo a tirare fuori. Mamma mia, so se c'ha fatto gli accessori, perché io già ho visto su internet c'è a fare la regolazione, ecco qua, c'è a fare la regolazione, forse dei difendendisco. Qui la fascetta è saltata, qui c'è una scatola, non so di cosa, però tanto lo scatolone lo possiamo sloggiare di qua senza fare danno. Niente a posto, tornando a noi, ecco qua la bici, non si vede, vediamo se è sposta la grigliata di telecamera, se si vede meglio, dovrei inclinarlo leggermente più in giù, ok, così dovremmo esserci quasi, vedere qua sulla bicicletta così. E che papà, spostiamo un po' più indietro e spostiamoti un po' più indietro, siamo fuori di regia così, vedete un po' dei pesi da vendere e via, così ci siamo. Ma se ce l'avamo ancora più, allora la scatola qua e andiamo con le forbici, diamo un'occhiata generale. Vabbè, tutto confezionato bene, l'unica cosa sta guardando se sì, c'è la fase di registro dei freni che ho visto su internet e spero che ci riusciamo io al primo punto. Vabbè, prima cosa sganciamo mazzo che fascetta, ecco. Sganciamo il sellino, eccolo qua, e lo appoggiamo qua, ma si vede bene, la ripresa, era meglio avvicinarlo, la riavviciniamo, ok, dai, così. Intanto stiamo sempre bassi, per costruirla potete vederla meglio o meno. Sono via un po', tanto sono qua, mi vedete bene, abbiamo smontato il sellino, quindi andiamo a smontare, andiamo a sfilare un po' più i pedali, mettiamo un po' più dietro. La prossima fascia è questa qua, che andiamo a sottogliare, su reggi lo sterzo, che come vedete, come vedete è tutto bello imballato. Andiamo a sganciare un po' qua, alla fine le cose vengono tutte ben fisate. Qui un bella manopola. Sto colore mi sa che si sporca solo a vederlo, io che mi preoccupavo di prendere un viola. Va bene, è una passione, può essere che è una lunga serie di tutto. Qui togliamo altre protezioni e come già annunciava, qualche sprigio può capitare. No, fino adesso sono sporco di colla. Però dai, è ballato bene, guarda, tutto lungo il tubolare c'è lo scotch e il cartone. Che noi stiamo andando a rimuovere.
In realtà mi preoccupo perché non so se andrei in un video. Ne ho visti già 2 o 3 di video. È per regolare i piedi. Vediamo un po'. Io sono sport, adesso. Con la colla. Ecco qua il nostro manubrio. Il pezzo tosto è questo qua, che io non mi ricordo se va lungo, corto, corto, lungo. Speriamo che magari troviamo qualcosa, qualche libro di istruzioni. Va bene, lo sterzo ve lo appoggio qua. Qua? Va bene, ve lo appoggio da questa parte. Lo appoggiamo. Qua. Poi. Andiamo ad aprire il pezzo centrale. Sono guardati bene. Lì, anche qua. E tutto il telaio. Vediamo quello. Appena sei sempre sto male ora. Vabbè, comunque bicicletta è qua, vediamo altro lato, qui potremmo il lato meno avanti, questo mettiamo qui, è cascato qualcosa, comunque così questo si sfila così. Posso dire che a parte un po' di collo da qualche parte di lì, dai, a grandi linee è arrivata bella integra. Vediamo se si adesso il corpo bicicletta, forse è un po' storto i pedali, ma neanche tanto. Comunque anche quelli imballati, adesso li disimballiamo qua, c'è giusto un giro di carta di plastica. In carta d'occhio invece arca paletta, sto roba di plastica qua. Lo faccio vedere, complicatina che è mezzo storto, ma mi sa che lo vado pure a togliere direttamente. So se i pedali forse non esistono, però va bene, basta che ci facciamo male. Spero neanche che c'è un bel istruzione da qualche parte. Adesso si appoggio così, che sta guardando. Dietro sono tutti regolati. Qui la plastica si potrebbe regolare forse. Va bene. Andiamo a vedere dentro qua. Sicuro ci sono le pedali per fare il full starts. Vediamo un po'. C'è un po' di polistirolo. Poi su i fiati della larga, chiedo. Vabbè, apriamo tutto. La maglietta, no, c'è i pedali. Va. Adesso abbiamo i pedali, forse anche il libretto di istruzioni, ma solo 2 pedali, non ho sempre chiesto perché su quelli niente, c'è solo 2 pedali, sarà che fa più figo? Forse li posizionano solo dietro. Vediamo un po'. Andiamo a comprare a parte un accessorio. Comunque eccolo qua, 2 bei pedali, quelli da fissare dietro, che adesso li parcheggiamo qua. Andiamo a vedere qua i pedaliere e i vari accessori. Questi sono i pedaliere che si portano qui tranquillamente, belle ergonomiche, appoggiamo sempre qui questi.
spasticcate in frangente. Mi sa che pure oliate, perché vabbè. Poi dentro cosa abbiamo qua? Altri cateri in frangente anteriore e posteriore da fissare con viti. Eppure il caccio di te me l'ho perso, cioè non ce l'ho. Dovrò prendere di sopra, non ciò di tagliare il video. Questo, questo è il campanello. Lo faccio sentire il campanello. Oh, ci vuole tutto, qualche cacciavite per spassare questa roba, no? Gelati. No. Questo qua. Che funzionerà pure le chiavi. E i gommini. I gommini mi sa questi per quelli posteriori o anteriori, non so dove va. Sarà per le viti comunque. Facciamo qua la chiave che. Ah, no. La brugola pure ce l'avevo. Ne basta solo una da quello che ho visto. Allora sfruttiamo questa qua. Oh, però non c'è il cacciavite. Un simile cacciavite. Tanto andarlo a prendere. Vabbè, che alla fine è solo per fissare carta di frangente, quello. Lo facciamo un secondo. Devo pure non metterlo, facciamo più gangster. Più minimal. Allora, un po' di adesivi c'è. No. Solo cosa ci appare. Vediamo un po' delle livello istruzioni. Allora, vediamo un po' se ci dice tutto. Allora, la dita pentagon. Ma se non sentite la pentagon. Non è che c'è due che ci prende, c'è l'accessorio. Allora, qui c'è vari passaggi. Scritto in tedesco che non capisco un caso. Ma dalla foto. Cavolo, questo in inglese, peggio pure. Oh, questa è la parte cruciale che ti dicevo. Per regolare i freni davanti, che andremo a vedere dopo. Ah, un po' di grezzo, capisco, questo corto e quello lungo. Questo già l'ho visto su internet, spero di andare bene. E lo appoggiamo qua. Qua invece vediamo i vari passaggi. I vari passaggi, cosa è composto. Unboxing. Qui regolare lo sterzo. Va bene, sai che il primo passaggio sarà mettere il manubrio o l'altra gomma. Ma io lo so. Un po' vedere. Il primo passaggio è dovrebbe essere mettere il manubrio. Sì. Il primo passaggio è mettere il manubrio. Sì. Dopo mettere il manubrio, poi vedere come inserisce la gomma. Cioè, se non ammazza comunque, male fatto. Sì, mettono la gomma. Dopo si mette la gomma. E la storia, vedete. Vediamo un po' se cercavamo le gambe. Quindi, la chiave gruppo la passo parte con questa. Tiriamo fuori le chiavi, andiamo senza farci male. Ecco, set di chiavi. Però prima andiamo a prendere la buca, non ci fugge tutto oggi. Questo pezzo non so da cosa era, mezzo rotto, ma sa che era un supporto per qualcosa. Allora, che schifo, la chiave, eccola qua. La prima cosa che andiamo a fare è a smontare qui. Sfuggiare pure. Schiamo sto cartone, vabbè, non si sprigia sotto. Allora, lo sterzo, no, i freni sono già su. Allora posso montare pure la gomma, vabbè. E tutto di godi. Monta lo serra, almeno c'è un punto appoggio da sedere. Qui c'è la punta a lungo, tanto c'è la sedere. Lo stesso, c'è già poco da fare. Oppa, caccia. C'è pure una griglia. Ogni brugola c'è anche un inserto qui adesso.
lo rimettiamo su, mettiamo sul suo posto, qui vediamo, c'è la piedistallo come quelli sui altri siti, tutto bello figo, sa, sa piedistallo che attacca qua. Tosto, tosto, ecco, qui è uscito fuori tutto, ecco, appoggiamo per terra e via, potremmo mettere lo sterzo, sterzo, dopo riagganciarlo, lo sterzo l'ho messo, vediamo un po'. Ammazzalo, è bello tosto. Oh, è bello lungo lo sterzo, non si sterza. Mettiamolo qua e andiamo per controbilanciare. Almeno ce lo regge. E non è uno scherzo, ragazzi. Vabbè, io lo potete appoggiare qui, così intanto infilate, devo dire qua, dovete infilate qua, allora. Lo stesso va la parte zigrinata, che sta al centrale, ok, qua. Adesso non so che altezza deve stare, proviamo a metterla così, dopo si arriva all'interno, arriva qua dentro. Tutti, quando la regola la metto tutti avanti. E così, eccoci qua. Bisogna tirarlo dietro. Anche come zizzera in quel modo. Dai, qui ci siamo più o meno. Dopo magari lo tiro di più. E a giro bisogna girare tutte. Ma già sento che tiro, dai. Uno. Bisogna dare di giro. A giro, a giro, a giro. Tirati piano piano tutti e quattro le viti. Adesso non sto tanto tirando perché... Va bene, andiamo all'altro passaggio cruciale, ovvero sti freni qua, che poi te la foto scogliere. Ah, facciamo qualche scatto così, intanto lo ricordo. Fa smontare la sella adesso, non ci serve, però guardate, funzionando. Beh, però se arriva così non giocherebbe. Andiamo alla parte cruciale del montaggio. Guardate cosa c'ho, una rugola, vediamo un po'. Per la sella mi arriva una chiave e andiamo a vedere che chiave ci va. Saranno 12,
da 13. 2,13 ci vogliono. Ok, 2,13 pezzellino. Perché c'è un dado e un controdato. Già partiamo un po' di vernice, ma ce ne deve fare. Infiliamo il pezzellino e contro bilanciamo. Promesse, creata soft e ci siamo. Si parte la vernice e qua ci vuole un contro qualcosa, non è che non messo niente, ce l'ho a mente un dado da qua. Vabbè, questo andiamo circa 2-3 a posto. Andiamo al punto cruciale, come dice. La parte anteriore lo faccio vedere a favore di regia. Parte anteriore qui dice che giro fanno, chi prende tutto e va a beccare il dado. Cacchio, qui manca. Che sera, in pratica qui c'è un dado più piccolo, ma ci serve anche di qua, a me pone su e fate il maco su. Che fare? Non voglio un dado. Cioè, ho fatto sto pallino per un cacchio di dado. Qui ce ne sono due dadi che fermo. E o state a fare zonzo o niente. Sta sicuro del parco, ma questa che con l'inversione di tutto se l'ha perso. La forza qui dentro. Questa è una nota negativa, capite se posso tentare, però tentare voli senza faccio fuori. Sperando che esca fuori, andarla, so quanto, ma stessi tempi, maledetti, e non c'è, che viene, fa questo pavimento, porca voglia, lavoriamo tutto qui, siamo?
Vai che manca un dado del cacchio. Qui non ci vuole. Da controllare meglio, ma non scappa fuori sicuro. Quest'ora l'ho scappato fuori. Una ripetizione. Sono aperto. Ma manca la chiave di domanda. E quindi niente. Adesso c'è da qualche altra parte, ma questo niente. Niente, manca andato. Non c'è. Tanto qui. Ah, un attimo, mi sono scappato da queste bocchette qua. Ah, che ne è. E niente. Cerco di fare il secondo tempo. Qui per un dado del genere. Si è fermato tutta l'evoluzione. Oh, che vacca. Non lo so se come si fa. Cos'è oggi? Domenica. C'è la ferramenta. Posso andare giù in ferramenta per andare. C'è una settimana, ma. Che cavolo. Vabbè, stoppiamo se non c'è nessuno scappa fuori. Da questo punto per forza. Dai, così non lo trovo. Stop alla regia. Caos di questo dado che manca. Non posso regolare i freni, niente.